Cibus 2018, siamo allo stand di Chinotto Neri e ci troviamo in compagnia di Lavinia Macchiarini, la responsabile marketing dell'azienda. Buongiorno Lavinia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chinotto Neri è un nome storico per una parte del territorio italiano che nel frattempo da qualche anno a questa parte è diventato molto più conosciuto grazie soprattutto alla politica di investimenti attraverso lo sviluppo del marketing, della sezione commerciale dell'azienda. Intanto, Chinotto Neri oggi si affianca anche ad altri prodotti. Chinotto Neri è un brand storico nato nel 1949 e con lui, quindi con Chinotto, anche le bevande limoncedro, arancioso e gassoso. Amiamo dire che è nato a Roma e cresciuto in Italia, perché da Roma poi si è propagata la distribuzione in tutta Italia e quindi, anche se tuttora macchia d'olio, però siamo presenti ovunque e questo ci inorgoglisce molto. Oggi siete qui, sì, certamente, perché il Cibus è una vetrina mondiale delle eccellenze enogastronomiche italiane, ma anche e soprattutto per lanciare in modo definitivo in pompa magna il prodotto da 33 cl in vetro. Assolutamente, il Cibus è un salone internazionale irrinunciabile per quanto riguarda le eccellenze italiane e qui appunto abbiamo colto l'occasione per presentare il nuovo formato. Il nuovo formato che è una 33 centilitri, quindi è un formato dedicato al mondo dell'oreca. Nella nostra famiglia dei formati abbiamo sia il vetro, quindi la VAP da 20 centilitri e adesso la 33, che anche i formati in PET, quindi al plastica della mezzo litro, litro e litro e mezzo. Il formato PET è certamente più destinato al retail e alla grande distribuzione. Voi siete particolarmente attivi anche però nelle iniziative promozionali. Il vostro marketing è continuo. È continuo e vogliamo essere vicini al consumatore con le attività di comunicazione più nei momenti di svago che presenti sul supermercato e quindi siamo presenti sempre con degustazioni piuttosto che iniziative sia su etichetta che non anche nei grandi eventi. L'ultima di queste è il buono sconto staccabile dall'etichetta per l'ingresso al parco della TV e del cinema di Cinecittà, quindi un parco che è in continua espansione, anche loro in grande rilancio. E questo permetterà insomma di unire il gusto delle nostre bevande al tempo libero e allo svago. Bevande che sono davvero estremamente dissetanti, noi non lo nascondo, in questi due giorni ne abbiamo abusato in più volte perché particolarmente leggere, frizzanti al punto giusto, con un ottimo sapore di limone, di cedro, di arancia e così via. Io devo dire chapeau, perché siete riusciti a bilanciare al meglio la ricetta. E questo è anche quello che ci dicono i consumatori, quindi anche questo ci riempie d'orgoglio. E abbiamo indubbiamente mantenuto le antiche ricette per tutti e quattro i gusti. E allora, noi nel frattempo ci fermiamo un attimino per poter assaggiare nuovamente, con la scusa che non le avevamo ancora provate, tutte e quattro i gusti: Chinotto Neri, limoncedro, arancioso e naturalmente la gassosa Neri. E subito dopo torniamo con altre interviste qui al Cibus 2018 per documentarvi attraverso telecamera e microfono tutto quanto sta accadendo. Grazie Lavinia. Grazie a voi.